Un'associazione che ha a cuore il futuro dei ragazzi in difficoltà. Tanti interventi realizzati, ma soprattutto un progetto, il Break the Wall Tour, che si rivolge ai disagi sociali degli adolescenti accentuati dalla pandemia. Un percorso volto ad accompagnare i ragazzi e far sì che trasformino le loro fragilità in energia nuova, positiva, attraverso un ricco programma di sostegno, di incontri e di iniziative. Un percorso importante che vuole tendere la mano ai ragazzi verso nuova luce. Il premio per il sociale viene conferito alla Gian Yaman for Children. Chiamerei il professor Francesco Pisani, primario dell'Istituto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Umberto I, professore che sta accompagnando l'associazione in questo valorosissimo progetto. Buonasera. Grazie per questo invito, grazie alla Fondazione Medea, alla signora Fendi, a tutti voi, a Simona Gobbi per questo premio che ci riempie di onore. Io qui oggi rappresento l'associazione Gian Yaman for Children, con l'attore Gian Yaman che ha voluto fortemente sostenere e rompere questo muro che c'è a volte di silenzio, di inconsapevolezza sul disagio giovanile. L'associazione si è impegnata insieme al suo presidente Francesco Cirulli, al vicepresidente Roberto Macellari ad organizzare questo tour. Abbiamo toccato diverse tappe, tutta l'Italia, dal nord al sud, da Milano a Ragusa, la Puglia, Margherita di Savoia, Napoli, Lazio, Roma, Parma, e abbiamo incontrato i giovani dovunque affrontando diversi problemi, perché vedete, io questa sera come medico che si occupa appunto di giovani che hanno questo disagio mi potrei raccogliere in due parole: disagio giovanile, oppure vi potrei portare drammatici numeri che stiamo osservando in questa che è una vera e propria epidemia generazionale. Il 17,5% dei nostri adolescenti ha idee suicidarie, il 50%, più del 50% di questi soggetti compie atti anticonservativi, quindi ci troviamo in un momento drammatico. E allora a noi non rimangono che delle parole, dire come mai ci troviamo di fronte a questo aspetto e non ne sappiamo ancora l'origine di tutti questi mali. In un momento della società dovrebbero dire gli stessi ragazzi, ci troviamo di fronte a un corpo sano, una società sana, di ricchezza, di benessere, come mai questo disagio nasce? Noi gli stessi ragazzi ne sono convinti e a volte gli si chiede come stai? Bene. In un rigido bene, un freddo bene, come va? In un sintetico? Insomma. E quindi si chiudono nel loro silenzio. Allora noi rimane il compito di percepire quei segnali del disagio, quei segnali di disagio in cui oggi purtroppo la società, con il suo intenso progresso scientifico, non offre più valori che abbiano un significato stabile. Vedete, anche le nostre adolescenze che noi abbiamo vissuto non hanno più un valore esperienziale positivo e significativo per i nostri adolescenti, perché quello che succede è che quello che noi abbiamo vissuto non vale più come esperienza, perché la società che ci si ritroveranno loro tra 20 anni sarà completamente diversa. Mio nonno mi raccontava una società e la sua esperienza aveva un valore, la mia esperienza per mio figlio non avrà valore perché la società che lui avrà davanti sarà completamente diversa. E quindi si trovano confusi in questa situazione. E questa confusione, se non viene accolta, avendo una società che non è in grado di custodirli in un momento in cui loro si impegnano a compiersi completamente nel processo evolutivo, in un momento in cui non sanno chi sono e non sanno che cosa vorranno essere, che è il tipico momento dell'adolescenza, se in questo aspetto qui noi non ci imponiamo, ci troviamo poi ad insorgere o ad intervenire nell'emergenza, o talora quando non ci sono più spazi per intervenire. Voi tutti avete citato quei momenti che se avessimo colto, i segni di impazienza, di disagio, di sofferenza, io sono sicuro che c'erano già. E la gran parte di questi segni nascono già in una famiglia, nella famiglia sono presenti e sono spesso racchiusi, taciuti perché fanno paura. È lì che noi dobbiamo entrare, in una famiglia sempre più disgregata,
in una famiglia che non ha supporto dall'esterno. Quindi scusatemi se io mi appassiono e poi mi perdo e mi dilungo, vi chiedo scusa. Allora prendiamo questo premio a nome dell'associazione, è una cosa fondamentale. Molte volte i genitori dicono: ma voi dite le stesse cose, ma i nostri figli non li recepiscono. La forza di questa associazione, la forza dell'attore Jayaman, che si è messo in discussione ed è andato a parlare con i giovani, riuscendo ad arrivarci con la luce della sua attuale esperienza, ha portato quei messaggi e intensificando, elaborando ed esplicitando quello che oggi ha capito che era importante coltivare sin dall'adolescenza per avere successo nella vita attuale. Abbiamo capito il disagio, lo hanno capito, l'associazione è ancora pronta, allora oggi c'è la voglia di continuare a rendere ancora più profondo quel solco di, diciamo, che abbiamo scavato di consapevolezza e di sensibilizzare la società su questi temi, che vogliamo rilanciare questo tour che abbiamo fatto in Italia su una scala internazionale. Abbiamo già degli appuntamenti, Lisbona, Barcellona, Sud America, dove vogliamo raggiungere, arrivare per rendere sempre più consapevoli tutti, la società, le famiglie, le persone, accogliere immediatamente il disagio adolescenziale laddove nasce, coltivarlo ed essere da supporto. Far capire ai nostri ragazzi che non solo soli, che noi ci siamo. Grazie professore, grazie mille.